Alto Milanese, trovati tre cani uccisi. Essere animali, indagine sugli allevamenti di pesci in Grecia. Palermo, storia del salvataggio del cane Zeus. Benvenuti in questo nuovo appuntamento con Prendimi con te News. Iniziamo subito con la prima notizia di oggi, che ci racconta di un orrore avvenuto in un parco, dove sono stati trovati tre cani con la gola tagliata, forse per togliere i microchip. Ovviamente le indagini sono in corso e l'NDC rilancia la petizione per chiedere l'inasprimento delle pene per chi commette reati contro gli animali. A voi il servizio. Alcuni giorni fa, durante una passeggiata nel parco Alto Milanese, una donna ha visto dei sacchi di spazzatura abbandonati. Pensando a un semplice gesto di inciviltà, si è avvicinata per vedere di cosa si trattasse e ha scoperto l'orrenda verità. I sacchi contenevano tre cani morti con la gola tagliata. Ha chiamato quindi la polizia locale, che sta effettuando tutte le indagini e gli accertamenti del caso. Al momento non è ancora chiaro se i cani fossero già morti quando è stata tagliata loro la gola per rimuovere il microchip. Chiunque abbia fatto questo è a dir poco un mostro disumano, che deve essere identificato quanto prima, commenta Piera Rosati, presidente LNDC Animal Protection. È già abbastanza orribile pensare di tagliare la gola al proprio cane morto per rimuovere il microchip e buttarlo via come spazzatura. Ma se invece i tre poveri animali sono proprio stati sgozzati per ucciderli, ci troviamo davvero davanti a una persona sadica e crudele, pericolosa per gli animali e per tutta la società. Come sempre sporgeremo denuncia, purtroppo contro ignoti, nella speranza che le indagini permettano di risalire all'autore di questa mostruosità. Per questo motivo chiediamo a tutte le persone oneste e sensibili della zona di collaborare con le forze dell'ordine e di fornire ogni informazione utile per poter dare un nome e un volto a questo assassino, continua Rosati. Sappiamo bene che le leggi attuali sono troppo blande e non prevedono punizioni adeguate per reati di questa efferatezza, ma comunque non ci si può girare dall'altra parte e lasciare che questo orrore passi in silenzio. Al tempo stesso continuiamo a chiedere, attraverso la nostra petizione, pene più severe, l'arresto e aggravanti per chi commette atti di violenza e crudeltà contro gli animali, conclude Rosati. Ogni anno milioni e milioni di pesci vengono allevati per il consumo umano. I consumatori però conoscono poco le pratiche crudeli a cui vengono sottoposti. Il team di Essere Animali continua il suo impegno per la protezione dei pesci, mostrandovi una nuova indagine realizzata in Grecia. Vi avvisiamo che le immagini che seguiranno sono molto forti e ne consigliamo la visione ad un pubblico adulto. L'incessante consumo di prodotti ittici sta svuotando mari e oceani. Oggi in Italia un pesce consumato su due proviene da acquacoltura. Ma cosa sappiamo davvero degli allevamenti intensivi di pesci? Immagino con antibiotici. Essere Animali si è infiltrata in alcuni allevamenti ittici in Grecia, il principale paese fornitore di orate e branzini dell'Italia, e ha documentato il trattamento crudele riservato a questi animali e i problemi legati a questo settore. I pesci sembrano molto diversi dagli animali terrestri, ma non è così. La scienza ha ormai chiarito da tempo che sono esseri senzienti e provano dolore. Più della metà delle orate e dei branzini venduti in Italia proviene dalla Grecia. Qui ci troviamo nella zona di Saiada, una delle aree più produttive del paese, con un'elevata densità di allevamenti. 26 allevamenti in zona, 18 chilometri. In natura i branzini possono migrare oltre 100 chilometri dalla costa. Negli allevamenti, invece, sono confinati in gabbie galleggianti di soli pochi metri quadrati e trascorrono il tempo a nuotare in cerchio. Alcuni vivono in queste condizioni per molti anni. How many fish dead in this period? Sono milioni i pesci cresciuti in questo modo innaturale, in ambienti monotoni e senza stimoli, dove non possono soddisfare i loro bisogni etologici. Uno studio pubblicato su Scientific Reports ha dimostrato che le orate sono in grado di provare emozioni, proprio come i primati e altri mammiferi. Questo fa riflettere sul benessere dei pesci in queste strutture spoglie e ristrette.
La densità di animali in ogni gabbia è opprimente. Si prendono quasi massimo 40 tonni di pesci dentro, questo significa 50-60 mila pesci davano. L'alta concentrazione di pesci nelle gabbie causa un'elevata trasmissione di malattie che passano da un allevamento all'altro con estrema facilità. After 2-3 days, we have the same machine. 1, 2, 3, 16, 20 days. A lot of fish in this area, a lot of fish. Grandi quantità di vaccini, antibiotici e medicinali vengono somministrate con regolarità anche agli individui sani. Si tratta con l'antibiotico tutta la vasca? Sì, perché sono anche gli altri, però non si moriranno, però sono già malati. Capita tutte le volte di dare? Sì, sì, 2-3 massimo, non di più. L'acquacoltura, oltre al benessere dei pesci, ignora anche quello dei mari. Branzini e orate sono infatti specie carnivore e per nutrirle è necessaria una grossa quantità di mangime a base di pesce, la cui produzione sfrutta pesantemente gli stock ittici selvatici. Può fare un tonno di un chilo di pesce e mangiare quello là, 2 chili di mangime. Durante la loro vita, i pesci subiscono numerosi maltrattamenti, ma il peggiore avviene al momento dell'uccisione. Al momento della cattura, i pesci vengono ammassati e prelevati dall'acqua con una rete. Questo provoca stress e ferite. Molti vengono addirittura schiacciati dal peso degli altri animali. Senza stordimento preventivo, i pesci subiscono una morte lunga e dolorosa. Scaricati in contenitori con acqua e ghiaccio, soffocano lentamente. La morte arriva dopo interminabili minuti. Miliardi di pesci subiscono questo trattamento disumano prima di finire sulle tavole dei consumatori in tutto il mondo. Ci sono pesci per andare con aereo, Gran Bretagna, America. In Grecia, come in Italia, la situazione è la stessa. La normativa europea non è rispettata e i pesci sono lasciati morire tra sofferenze atroci. È tempo di abbandonare queste pratiche crudeli. Firma la nostra petizione sul sito www.ancheipesci.it per fermare tutto questo. Ed ora vi raccontiamo la storia di Zeus, un cane che è scappato dall'aeroporto di Palermo ed è finito in mare. Per sua fortuna e per la fortuna della volontaria che lo stava accompagnando a Milano dalla sua nuova famiglia, i volontari dell'EMPA di Carini lo hanno tratto in salvo. Ma vediamo i particolari nel servizio che segue. Era in viaggio verso Milano per raggiungere la sua nuova famiglia, ma il volo che da Lampedusa l'ha portato a Palermo deve averlo spaventato a morte. Così Zeus, un cane recuperato da un'associazione di Lampedusa, è riuscito a liberarsi dal guinzaglio della volontaria e ha iniziato la sua folle corsa. Ha preso la parallela dell'autostrada ed è andato verso la scogliera. Lì, ancora molto spaventato, non si è lasciato avvicinare da nessuno e si è tuffato in mare, iniziando a nuotare verso il largo. Sul posto, per salvare il povero Zeus, è intervenuta l'EMPA di Carini. Fortunatamente in acqua proprio in quel momento c'era anche un sub, il signor Mario. Il suo intervento, insieme a quello del presidente dell'EMPA di Carini, Paride Martorana, che si è subito buttato in acqua vestito per salvare il cane, sono stati fondamentali per la buona riuscita del recupero di Zeus. «Non è stato facile», racconta Paride Martorana. «L'acqua fredda, il cagnolino che non ci conosceva e gli scogli. Ma alla fine Zeus è stato tratto in salvo. Lo abbiamo portato al sicuro. Ci siamo asciugati insieme e l'abbiamo fatto mangiare. Questa mattina era in splendida forma e l'abbiamo riaccompagnato in aeroporto per raggiungere finalmente la sua futura famiglia a Milano». Ed ora è il momento della nostra rubrica adozioni. Questa rubrica è molto importante per chi come noi ama gli animali, perché in quest'angolo vi proponiamo tutti gli appelli di cani e di gatti in cerca di casa che le associazioni, i privati e i canili ci inviano al nostro numero WhatsApp 351 1755 144. Quella dell'adozione è una scelta molto importante che non va fatta per il capriccio di un cucciolo che poi magari viene abbandonato poco prima delle vacanze estive, ma è una scelta che dura tutta la vita. È un gesto d'amore nei confronti di chi vive in gabbia da solo e al freddo. A voi appelli. Lui è Otto,
una palla di pelo, zampe da bassotto, muso da volpino e pelo da orso bianco. È un maschio ed ha circa 3 anni. Chi se lo aggiudica? Mi raccomando, contattateci per adottarlo. Simba è uno dei cani più buoni e miti, forse per questo nessuno lo nota. Ha solo 1 anno e mezzo, va d'accordo con i suoi simili, con i gatti ed è coccolone con i bambini. È una taglia grande di circa 30 kg. Il suo più frequente movimento è scodinzolare. Ha il chip, è vaccinato e i documenti in regola ed è già castrato. Come possiamo convincervi a scegliere proprio lui? Aspettiamo un miracolo! Lin ha 3 mesi e mezzo, è un cucciolo equilibrato, affettuoso ma non invadente, di quelli che si siedono vicino senza pretendere e se gli fai una carezza ti appoggiano la testa sulle gambe. È delicato, socievole con tutti, ubbidiente e impara velocemente. È una taglia media e ricorda molto un setter. Si trova a Moneglia, in provincia di Genova. Si affida a microchippato e con profilassi vaccinale completa. È adottabile con controllo pre e post affido. Questa bellissima gattina è in cerca di casa, ha 2 anni ed è già sterilizzata, è buona con gli altri gatti e anche con i cani. Si trova in Sicilia, ma per buona adozione arriva in tutta Italia, previo controlli. Forza, fatevi sotto! Per la nostra interessante rubrica virus, condotta dalla virologa Alessia Lai, oggi tratteremo di un tema molto attuale, e cioè quello della meningite, una malattia provocata da un patogeno chiamato meningococco. Ma diamo subito la parola alla nostra Alessia. Benvenuti al nuovo appuntamento con la rubrica virus. Visti i recenti casi di meningite nel bergamasco, oggi parleremo proprio del batterio che causa questa malattia, ovvero Neisseria meningitidis o meningococco. Si tratta di un patogeno che infetta esclusivamente l'uomo e non esiste un serbatoio animale. Questo patogeno appartiene alla famiglia delle Neisseriacee, che include, oltre a Neisseria meningitidis, anche Neisseria gonorrhoeae, che comprende l'agente eziologico dell'infezione sessualmente trasmessa gonorrea. Quando parliamo di meningite da meningococco parliamo di un'infezione di origine batterica, anche se esistono casi di meningite che possono essere causati da virus. Esistono 13 tipi o serotipi di questo batterio, contraddistinti con le lettere dell'alfabeto, di cui i più frequenti sono A, B, C, Y e W135, in grado di causare la maggior parte delle infezioni nell'uomo. L'infezione si trasmette da persona a persona attraverso le goccioline respiratorie e le secrezioni della gola di soggetti infetti, sani o malati. Questo batterio vive normalmente nella bocca e nel naso. Il 5-10% dei soggetti risulta quindi essere un portatore asintomatico. Tuttavia esistono casi in cui il batterio può diffondersi, entrare nel circolo sanguigno e causare setticemia. Una volta raggiunto il circolo sanguigno, il batterio può raggiungere il cervello e causare la forma più grave della malattia, la meningite, ovvero l'infiammazione delle membrane più esterne che avvolgono il cervello. I sintomi di questa malattia sono molto spesso gravi e comprendono febbre, cefalea e rigidità nucale. Altri sintomi possono essere nausea, vomito, fotofobia e letargia. L'infezione è spesso letale se si diffonde nel circolo sanguigno e se non viene trattata tempestivamente. Una volta accertata la malattia, è essenziale l'utilizzo di antibiotici come penicilline o cefalosporine. Generalmente l'infezione si risolve in maniera positiva dopo la terapia, tuttavia ci sono diversi casi nei quali permangono danni permanenti di tipo neurologico e comportamentale. La prevenzione della malattia si attua tramite i vaccini. Attualmente nel nostro paese sono disponibili 3 tipi di vaccini, contro meningococco B, contro meningococco C e contro i serotipi A, C, Y, W. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la malattia si manifesta con una maggiore frequenza in alcune aree, nella cosiddetta cintura della meningite, area che comprende l'Africa subsahariana dal Senegal all'Etiopia. Nei paesi ad elevato reddito e a clima temperato l'infezione invece si presenta con un andamento sporadico e con un aumento del numero dei casi in inverno e in primavera. Normalmente nel nostro paese si verificano circa 900 casi di meningite all'anno sostenuti da batteri, di cui circa 1/3 possono essere associati al meningococco, un ugual percentuale circa a pneumococco e il restante numero dei casi a differenti tipi di batteri.
L'infezione da meningococco in Italia ha un'incidenza minore rispetto agli altri paesi europei, con 200-300 casi l'anno e un'incidenza di 3-5 casi per milione di abitanti rispetto alla media di 12 casi per milione di abitanti europea. I serotipi maggiormente diffusi sono il meningococco B e il meningococco C. Nel 2018, fino al 23 aprile 2019, sono stati registrati un totale di 167 casi. I soggetti più frequentemente colpiti dalla malattia sono i bambini, dai 6 mesi ai 3 anni di vita. Altri soggetti a rischio sono le reclute militari, i viaggiatori in quelle aree del mondo dove l'infezione si manifesta con una maggiore frequenza, gli adolescenti e i soggetti immunocompromessi. I recenti casi di infezione nel Bergamasco sono risultati associati prevalentemente al meningococco C e sottolineano quindi l'importanza della vaccinazione sia nei bambini sia negli adulti. Anche per oggi è tutto dalla rubrica Virus, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima edizione. Vediamo cosa ci consiglia oggi la nostra educatrice Roberta Colombo. Benvenuti nella rubrica Educazione. Oggi io e Trico vi faremo vedere un esercizio molto semplice ma di grande impatto, ovviamente assolutamente non violento, il bang. Per impostare l'esercizio cominceremo aiutandoci con un bocconcino, dopodiché si passerà al comando gestuale e infine aggiungeremo la parola bang. Per iniziare partiamo dalla posizione del terra, perché è più facile per il cane girare su un fianco. Ricordiamoci che il cane ha un lato preferito dove sposta naturalmente il posteriore. Una volta scoperto qual è, sarà più facile per il cane se lavoriamo su quel lato. Metto un bocconcino davanti al naso del cane e sposto il suo naso verso la sua schiena. Poi premio. Aumento la curvatura del collo fino a quasi metà schiena, in modo tale che arrivato in questa posizione il cane perde l'equilibrio e appoggia il suo fianco per terra. Una volta che il cane è in questa posizione do il premietto. Do il premio quando il cane è in questa posizione. Dopo un po' comincio a premiare il cane direttamente per terra, in modo tale che consumi il premio direttamente da sdraiata. A questo punto riduco il gesto e metto la mano a forma di pistola. Brava! Il passaggio successivo è inserire il segnale vocale. Bang! Brava! Lo step seguente è tenere ferma la mano e unire il comando gestuale con quello verbale. Trico! Bang! Il passaggio finale è farlo da in piedi. Trico! Bang! Bravissima! Bang! Brava! Trico! Bang! Bang! Brava! Ricordiamoci sempre che quando insegniamo qualcosa al nostro cane, la cosa più importante è divertirci e farlo divertire. Per oggi è tutto, io e Trico vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Passiamo adesso al nostro momento social. Ricordiamo a tutti i nostri telespettatori che possono continuare a seguirci su Facebook alla pagina Prendimi con te News, dove troverete tutte le notizie di cronaca e le novità sui nostri amici a quattro zampe. Basta mettere un like quindi per rimanere sempre aggiornati e rivedere anche tutte le nostre edizioni passate. Ci trovate anche sulla piattaforma Instagram con il nickname Prendimi con te TV, in cui trovate tutte le foto e i video della nostra redazione e le foto che ci inviate insieme ai vostri amici animali. Inoltre vi ricordiamo che la nostra redazione risponde a tutte le vostre domande al nostro numero WhatsApp 351 1755 144 e che trovate il nostro notiziario anche in radio. Se ci avete seguito volentieri in questa nostra edizione, fatecelo sapere sui nostri social. Per oggi è tutto, un saluto da Linda.